oscillator. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Luca e siamo qua oggi finalmente con un nuovo episodio di Quanto costa una tua lavorazione. Siamo al sesto episodio e ragazzi, questo è l'episodio speciale. Episodio speciale perché? Perché abbiamo ovviamente lei. Cioè, parliamone ragazzi, in quanti l'avrebbero voluta nella serie delle lavorazioni? Io in primis, ma tanti di voi. Quindi io l'ho fatto, lo stiamo facendo. E lo stiamo facendo anche perché a breve questa qua non l'avrò più, quindi non potrò più registrarlo. Ora, io non è che abbia chissà quante cose montate sulla Z, ovviamente, rispetto a quelli che hanno già partecipato. Però magari un suo posticino se lo prende, che dite? Prima di partire vi ricordo che in descrizione e anche qua in sovraimpressione trovate il mio canale Twitch, dove a breve farò anche magari dei live motovlog. Se riesco a configurare tutto farò anche quelli, ma cosa più importante, farò le live streaming gaming, dove vengo bastonato in gruppo o meno da quelli che effettivamente sono capaci a giocare. A breve giocheremo a MotoGP nuovo, giocheremo a MotoGP vecchio, e non venitemi a dire no, fai pochi contenuti, perché lì possiamo stare in contatto di brutto. Ah, e se siete dei best fan e state vedendo il video più o meno un'ora dopo che è uscito, o comunque mentre è uscito, io alle 7:30 di oggi sono in live su Ride 3, quindi vi aspetto, perché io vado e passo tutti gli avversari in monoruota slimitando, quindi ci troviamo lì, link in descrizione. Comunque sia, partiamo a bomba. Allora, partiamo dalle prestazioni. Questa moto attualmente monta dei collettori Arrow vuoti, assolutamente vuoti, racing, pagati 500 euro. Ovviamente dei collettori andiamo al terminale, che ho sempre avuto da un botto di tempo, anzi fin da quando ho preso la moto. È un coronavirus coronavirus incoming, adesso l'ho messo sulla moto, cazzo. Dei collettori ovviamente passiamo invece al terminale di scarico, ovviamente è un full carbon perché a me piace tantissimo il carbonio. SC Project Oval Carbon, 350 euro, così easy. Ovviamente poi dopo lo scarico abbiamo fatto filtro dell'aria BMC Racing, quindi che tira più aria, così possiamo far andare meglio il motore, farlo respirare di più, 50 euro. Ovviamente scarico, filtro, mappa al banco 300 euro. Siamo arrivati a 110 cavalli l'albero, figata pazzesca. Ovviamente aumentiamo la potenza motore, dobbiamo aumentare anche la potenza frenante, perché noi siamo dei ragazzi diligenti e non vogliamo sempre andare nel ghiaione a Francia Corta. Quindi pompa freno stampata non CNC accossato 19x18, 200 euro. Tubi in treccia verdi accossato, pagati 100 euro mi pare. E pastiglie Brembo mescola SC, mi sono sempre trovato bene, pagate un po' di volte 70 euro. Ovviamente la moto frena più forte, però si scompone un po' di più perché non è sorretta. Per farla sorreggere un po' di più senza spendere un capitale abbiamo messo delle molle teoricamente tarate per il mio peso bitubo, quindi più dure, rinforzate con un olio più viscoso, pagato il tutto 150 euro. E siccome poi siamo diventati anche dei piloti, abbiamo messo le pedane arretrate con passeggero, penso gli unici in Italia che le fanno, con inserti in Ergal verde, Gecko Racing, pagate 400 euro. Poi sempre stando sull'anteriore abbiamo i tamponi in Ergal verdi Litec, pagati 30 euro. Serbatoio olio pompa freno anteriore Litec in Ergal, pagata 50 euro. Leva frizione Litec 70 euro in Ergal nero, più pirulini, quindi inserti verdi, 5 euro. Manopole riscaldate della Oxford, pagate 70 euro. Bilancieri in Ergal verde manubrio Walter Moto Company, pagati 30 euro. Grip serbatoio di marca Easy Grip neri, pagati 20 euro. Kit paramotore carbonio completo Litec, pagato 100 euro. Frizione 90 e 80, poi pick up alternatore non ricordo. Adesivo Litec paraserbatoio regalato dall'Albe. Cupolino fumé di marca Puig su Amazon, pagato 70 euro. Adesivo del forcellone e del codone di una marca spagnola, pagato 20 euro, tipo si chiama Motorsport Design, una roba del genere. Puntale carbon vice con adesivi Motorsport, quella lì è Spagna, pagato tutto in totale 250 euro. Kit viti in Ergal Walter Moto, di praticamente tutta la moto, fra carter, viterie varie delle force. Kit viti in Ergal di motore
carene e chi più ne ha più ne metta, dovrebbe essere completo pagato circa 150 euro in Ergal Verde. Kit di trasmissione completo penso di marca Affan, pagato 200 euro, non so di che marca perché l'ha messo l'albe, io non so niente. La peculiarità è che ha un dente in meno di pignone perché così la moto va straforte. Da non dimenticare le frecce, ragazzi, le frecce Litec, la coppia pagata 80 euro senza neanche le scatolette per farle illuminare in modo corretto. Dulcis in fondo mi ero dimenticato, kit paratelaio marca RG in teflon, pagato mi pare 80 euro. Mi sono dimenticato di dirvi, tappo, serbatoio, pompa, olio, freno, posteriore, cinese su Amazon 10 euro, Ergal verde, fai che Ergal, ok. Oh figa bro zio! Poi mi sono dimenticato, ma non so prezzo perché non li ho comprati io, c'erano già, nottolini per il cavalletto alzamoto in Ergal, non so di che marca... Ci sono anche quelli. Punta marce Ialtec, pagato 150 euro. Bene, siamo arrivati al totale della mia elaborazione. Siamo a 3575 euro per un totale di 18 punti. Bene, la prima parte del video l'abbiamo scandita. So che è la parte che più vi interessa, ma la parte più importante, ragazzi, soprattutto per voi, è la parte dell'abbigliamento. Perché potete avere la moto più bella del mondo. Punto primo, se non avete la tuta adeguata in pista non ci andate, quindi con la moto più bella del mondo, nisba. Però se cadete, ragazzi, è importante avere dell'abbigliamento congruo anche in motorino, anche col 125, ve lo dirò a vita. Guardate magari quelli che cadono col motorino, che tipo si spaccano tutti anche se andavano a 40 all'ora. Quindi mettete i soldi da parte e la mamma, se vi ha comprato un motorino, sarà molto contenta anche di comprarvi il paraschiena e la giacca, perché così le spiegate alla mamma che se vi falciano forse vi fate meno male e non rimanete paralizzati. Comunque sia, iniziamo invece con la parte dell'abbigliamento. Io sto sempre molto attento all'abbigliamento e alla sicurezza in moto, però sono 2 anni che vado in giro con una tuta che è un po' così, un po' economica e non è molto sicura, quindi ho evitato di farvela vedere, ma vi faccio vedere il mio nuovo completo invernale, poi vedrete anche la tuta magari da aprile con la nuova moto, da maggio eccetera. Partendo dall'alto al basso, dalla capocciola per preservare la mia testa che è molto intelligente e molto costosa, abbiamo comprato un X-Lite X803 RR Carbon e chi più ne ha più ne metta, costo 450 euro circa, moscerini inclusi. Questa è già la novità. Andiamo alla giacca da moto, questa è una 4 stagioni, una Everglade Dry Tech Pro eccetera della Spike con la quale collaborerò, ma di questa ve ne parlerò in un prossimo video perché l'ho recensita. È una figata perché è molto 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 fluo, quindi non posso non vedermi. Il costo di questa giacca è di circa 200 euro. Guanti, sempre Spike, Rally Dry Techno, sono una figata, sono molto comodi. Questi costano circa 50-60 euro, invernali. Paraschiena Speedy modello Warrior, regolabile in altezza, livello 2 ovviamente, pagato 110 euro. In abbinata, per fare il completo, sempre Spike, sempre dello stesso modello, abbiamo i pantaloni, anche questi tipo strafluo. Questi hanno un costo di circa 100-130 euro, una cosa del genere, anche questi molto comodi, li ho recensiti in un video che uscirà. Stivali Alpine Star SMX 6 V2 che ormai mi accompagnano tipo da 2 anni, pagati, e fra l'altro sono straconsumati, 220 euro. E poi una cosa che non potete comprare né con la carta né con i contanti, la testa, quella fa di voi una sicurezza o meno. Io faccio schifo nel dubbio. Per quanto riguarda l'abbigliamento invece per la nostra sicurezza, attualmente sono stati spesi 1160 euro per un totale di 9 punti. Arriviamo quindi a un totale parziale di 27 punti. Per quanto riguarda invece la valutazione personale mia oggettiva che do alla mia moto, è diciamo un 8. 7-8, perché la moto è cambiata da così a così assolutamente con le mie modifiche, perché prima davvero era inguidabile. Per quanto riguarda l'estetica invece avrei voluto fare qualcosina di più che avrebbe fatto aumentare il voto, però ormai essendo che siamo a ridosso del cambio moto non conviene più farlo. La mia valutazione personale di 7 punti si aggiunge quindi ai 27 ricevuti finora per arrivare fino a 34 punti totali. Ed eccoci finalmente alla classifica finale del sesto episodio di Quanto costa la tua lavorazione. Vediamo chiaramente che Lucas98 si pone al terzo posto in classifica con 34 punti, sotto di 10 punti da Alessio e sopra Pietro Zanichelli che ha 29 punti e mezzo. Direi che è stata una grandissima prestazione, gran colpo per Lucas98, si è piazzato terzo sul podio. Vi ringrazio a tutti e ci vediamo al prossimo episodio.